Ok. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei iniziare con una conversazione della sua infanzia, prima di tutto della tua famiglia. E in particolare, come hai imparato i valori politici e sociali della famiglia? E puoi darmi un esempio? Beh, intanto io sono nata nel 1949, cioè prima c'era stata la guerra e quindi mio padre aveva combattuto nell'ultima guerra mondiale, mia madre aveva un po' collaborato con la resistenza, anche poco, ma insomma comunque quando ci fu poi l'occupazione tedesca certamente si mobilitarono. Scusa. Quindi la politica in Italia era comunque all'ordine del giorno in generale. Mio padre era democristiano, cioè faceva parte della Democrazia Cristiana, perché pensava in termini di valori, e quindi per lui il valore importante era il valore della libertà. E quindi a casa nostra c'era questo discorso sulla libertà, c'era anche mio zio che invece era socialista, c'erano gli scontri, però in un ambito molto democratico. E quindi da noi si è sempre parlato di libertà, di politica, di De Gasperi, di Moro. Mio padre poi è stato molto legato alla figura di Moro. E lui era anche iscritto proprio al partito, quindi seguiva le cose, è stato anche per un periodo di tempo giornalista dell'organo ufficiale del partito della Democrazia Cristiana. E quindi io fin da piccolissima l'ho visto scrivere i pezzi per Il Popolo, che era. Per cui ho scritto pezzi per Il Popolo, era il giornale, era il quotidiano della Democrazia Cristiana. Okay. Poi mio padre fu anche candidato alle elezioni a un certo punto, quindi come dire, di politica se ne parlava, ma se ne parlava in termini di valori, essenzialmente, non in termini di governi, di alleanze o di cose di questo genere, in termini di valori. Quindi il valore principale nel quale io sono cresciuta è il valore della libertà. Questo è stata la mia sorella era andata anche alla scuola di partito e questo è il contesto familiare. Sì, sì. Okay. Mio padre era professore di letteratura, di lettere ed italiano, quindi è chiaro che il concetto di valore era un concetto legato alla filosofia, sì. Un concetto non legato a questioni materiali, ma a questioni filosofiche. Ah, sì, interessante. E dopo la guerra, certo. Sì, è una domanda. Mio padre era stato prigioniero in Ungheria, era stato fatto prigioniero l'8 settembre, quando ci fu l'armistizio, lui si trovava su una tradotta che andava dall'Italia alla Grecia e quindi passò un lungo periodo in prigione e dalla prigione, quando poi c'è stata la liberazione, la fine della guerra, lui è tornato a piedi dall'Ungheria, quindi insomma della guerra si parlava dei tedeschi, si parlava della libertà. Interessante, ok. E in particolare sono interessante dei messaggi che ricevevi su genere e il ruolo delle donne, uomini nella società e la famiglia. Ma non possiamo dire che c'era non si parlava in termini di genere, sono altri tempi e quindi non esisteva questo concetto, però io sono vissuta in una casa dove mia madre lavorava e quindi era assolutamente, c'era una parità di fatto nell'organizzazione familiare.
Mio padre era un uomo molto romantico, molto del sud, cioè, mia madre era una donna piuttosto invece energica, non autoritaria perché non in questo senso, però che viveva con molta fatica il doppio lavoro, cioè il lavoro, poi lei lavorava molto perché era direttrice di un asilo infantile, cioè di una scuola materna, quindi era sempre attornata da questi bambini urlanti, ci stava la mattina e il pomeriggio e quindi lavorava molto, e però tornava poi a casa, cucinava. Cose così. E poi c'era quest'altra cosa molto interessante, che le donne si riunivano, c'era un aspetto sociale delle donne molto importante, tutti i pomeriggi o uscivano insieme, facevano le passeggiate o si andava a fare delle visite ad altre signore. Oppure venivano tutte a casa nostra, dove c'era chi facevano lavori a maglia, cucito, ricamo, cose di questo genere, ed erano tutte donne. E quindi c'era questa forma visibile di un'organizzazione di fatto, non delle donne. Sì, parlavamo della famiglia e lavora, eccetera. Sai, questo adesso io non riesco neanche a ricordarmelo. Si parlava di tutto, si parlava di tutto. Poi Abbastanza. erano tempi in cui c'erano anche difficoltà materiali, nel senso che comunque la vita era costosa, bisognava ricostruire il paese, quindi le case da costruire, pagare le case, insomma, cioè, quindi si parlava anche di problemi materiali, ma si facevano pettegolezzi, si parlava del lavoro che facevano, Sì. si parlava di tutto. Sì, e quanti anni aveva quando tuo padre era in prigione? Lui quanti anni aveva? No, tu. No, io non ero nata, io sono nata Oh, nel ok, prima. Ok, 49. grazie. Ok. Ricevevi Non era una. nemmeno sposato mio padre quando è stato in prigione, si è sposato dopo la guerra. Ok, grazie. Ok. Ricevi messaggi sull'identità sessuale, non overto, più nascondo Non te lo so dire questo, sinceramente non te lo so dire, le ho ricevuti più quando adolescenti, mia sorella che era più grande di me, ha incominciato i fidanzamenti, allora c'erano le scenate, le cose, però messaggi sessuali, ma io non me li ricordo. Sì, ok. Messaggi su come risolvere i problemi politici? Difficile dirsi, diciamo che appunto essendo mio padre un attivista nella politica, certo lui pensava che si risolvevano all'interno nell'ambito del governo, poi quello è il periodo delle grandi riforme in Italia, quindi sono la riforma agraria, la Cassa del Mezzogiorno, la riforma della scuola, quindi è un periodo di evoluzione del paese e quindi il messaggio era appunto tra quello che si faceva e l'opposizione nelle discussioni con mio zio, ma che non è che erano contro le riforme, è che le volevano più forti, per cui il messaggio era abbastanza chiaro, connaturato al tipo di politica che faceva mio padre e anche al fatto che il paese era in una fase evolutiva dal punto di vista delle riforme. Sì. Però capisco che la riformazione in Italia molto del tempo è attraverso il governo, sì. Negli Stati Uniti non è normale, no, è normale, però è
un po' diversa. E quindi c'è qualche persona che pensa di cambiare la società. Ah, certo, c'era il Partito Comunista, quindi erano gli anni del grande scontro Democrazia Cristiana-Partito Comunista, però un grande scontro nell'ambito parlamentare, quindi sempre nell'ambito della democrazia. Cioè il Partito Comunista Italiano non ha mai detto che voleva passare al blocco sovietico, che voleva fare la rivoluzione. Era uno scontro nell'ambito parlamentare, sì, anche molto forte. Sì. Sono gli anni in cui non passa la cosiddetta legge truffa, che era una legge elettorale che avrebbe dato una maggioranza più forte alla Democrazia Cristiana. Quindi io adesso non mi ricordo i discorsi, sì, proprio, però certo quello è il clima dentro cui ci muoviamo. Okay. E io mi ricordo benissimo quando un giorno mio padre tornò da Roma, non mi ricordo più che anno era il governo Tambroni, che durò pochissimi giorni, ma che fece la carica agli operai con i cavalli, insomma fu una cosa violentissima. E mio padre tornò da Roma, io mi ricordo questa immagine di lui che era molto agitato, dicendo quello che è successo è grave. Infatti il governo cadde subito e Fanfani lo sostituì, per dire che c'era un riflesso comunque costante di quello che accadeva, ma non noi eravamo piccoli, quindi non sì, è che sì, 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 ti parlo sì, dell'ambiente intorno, sì, ma non della ricezione cosciente. Sì, sì, cosciente sì, c'è soltanto questo fatto del concetto di libertà. Questo sì, è molto molto, mi viene molto molto radicato e di cui io sono cosciente fin da piccola. Ok. Bene. Ok. Come pensi che la tua infanzia e i rapporti con la tua famiglia abbiano influenzato la persona che sei oggi, in particolare riguardo alla tua attività politica? Ma quello che io penso è che sicuramente c'è stata un'influenza, ma anche un grande scontro, perché nel momento in cui io poi arrivo a Roma e entro a far parte del movimento studentesco e quindi cambio la mia ottica, è chiaro che c'è un grande scontro con mio padre, che dura per anni, ma abbastanza forte, fino a che lui invece poi accetta il mio cambiamento, capisce che... Però voglio dirti, anche all'interno del movimento degli studenti, della rivolta del 60, io più che 68 e 69, gli anni 70, io ho molto chiaro che è un processo di democrazia e non un processo di rivoluzione in qualche modo, tant'è che quasi abbastanza immediatamente dentro al movimento degli studenti, da parte mia e di alcune compagne, inizia un discorso sul femminismo e quindi inizia il discorso del rapporto tra uomini e donne, che secondo me è il grande discorso di democrazia. Ah, sì, sì, sì. Sì, puoi dirmi più del tuo tempo alla università e l'attivismo alla università? Sì. Il primo anno, io arrivo a Roma alla fine del 68, quindi l'anno accademico 1968-1969. Sono gli anni dopo che c'erano stati gli scontri a Valle Giulia, cioè dopo che il movimento studentesco esce fuori dall'università e incomincia ad andare nelle fabbriche, quindi è il periodo dell'unione studenti operai, il 69. E arrivo all'università e io mi sento estranea, perché comunque ho ancora dentro tutti i valori familiari, cioè il comunismo non lo capisco, non lo... Però ad un certo punto viene occupata l'università. A me piacevano moltissimo le lezioni universitarie, perché venivo da
una visione della scuola molto chiusa, l'avevo vissuta come una prigioniera la scuola, quindi l'università con queste cose che uno poteva andare o non andare alle lezioni, cioè c'era proprio il senso della libertà. Quindi il fatto che si occupa l'università mi toglie un po' di questo piacere, però con una mia amica inizio a seguire anche dei seminari che facevano gli occupanti. Ma li comincio a seguire più perché uno era l'assistente di economia politica, così. E lì conosco gli studenti che facevano parte già invece del movimento nel collettivo, io facevo economia e commercio, la facoltà di economia e commercio, quindi era il collettivo di economia e commercio. Economia e commercio sarebbe economy and management. Economy. An economist. Sì. E inizio a conoscere queste persone durante il primo anno? Sì, durante l'occupazione comincio a conoscere gli occupanti che facevano parte del collettivo studentesco della facoltà. E in particolare con una donna, una bellissima donna, che diventa subito molto, con una grande capacità di relazionarsi con le persone. Benché io prendessi sempre le distanze dicendo ma io non sono con voi, io sono qui ad ascoltare, eccetera, inizia un'amicizia con queste persone. E come si chiama? Questa persona si chiamava Guzmana Bizzarri. Okay. Arriva l'estate, io ritorno a casa, però a quel punto io mi sento distante da quelli che erano come me, quindi sono nella fase di passaggio. Il secondo anno, ritornando all'università, mi sento invece partecipe, capisco in modo abbastanza immediato la questione del comunismo, non tanto come in maniera idealizzata oppure di principio oppure come marxismo, ma come proprio una questione di giustizia. Mm-hmm. Allora la giustizia rientrava nei miei valori. Mm-hmm. e quindi aderisco in questo modo al movimento studentesco. E aderisco e faccio parte del collettivo nel secondo anno di università e entro con queste persone a studiare, e siccome noi eravamo appunto gli studenti di economia, incominciamo a studiare Marx e il Capitale, che leggiamo interamente, quindi diventa un rapporto studio comprensione del mondo in altro modo. E così nasce la mia partecipazione al movimento studentesco, che in quegli anni si manifesta semplicemente come discussioni dentro le aule, non so, ricordo era l'anno in cui usciva la legge, una legge importantissima di tutela del lavoro, che era la legge sui diritti, il diritto al, come si chiama? Comunque sui diritti dei lavoratori. Sì. E io facevo in quell'anno l'esame di diritto del lavoro e andavo in classe e discutevo costantemente con il professore, quindi si manifestava più su un piano intellettuale questa partecipazione. Poi facevamo appunto questi gruppi di studio, partecipiamo alle manifestazioni generali, ma nell'ambito di questo rapporto studentesco a un certo punto io mi rendo conto, no, questo avviene dopo il terzo anno, io prendo casa con una del collettivo e con lei a un certo punto incontriamo delle donne che facevano parte del movimento, che erano di Trento, si comincia a parlare di femminismo, ancora non se ne parlava, e allora decidiamo di creare un gruppo dentro al nostro collettivo solo di donne, perché ci rendiamo conto che noi non parliamo mai, cioè
parlano solo gli uomini, anche se quando parla l'unica donna che parla è sempre la più intelligente di tutte. Allora capiamo che c'è qualcosa che non funziona. Sì, e sì. Così se creiamo uno dei primissimi gruppi femministi a Roma. Poi sappiamo che c'era un altro gruppo, quindi ci uniamo, insomma, e viene costituita la nostra militanza femminista e siamo proprio nel 1971-72, proprio gli albori. Nel 1972 organizziamo la prima manifestazione dell'8 marzo a Roma, la organizziamo a casa nostra praticamente. E come si comincia questo parallelismo tra la politica generale e il femminismo? Sì, e come hai trovato il femminismo? C'era letteratura o sì, c'era anche un movimento nel sì, nord? Sì, no, noi facciamo anche riferimento a... inizialmente è semplicemente una presa di coscienza di noi stesse, sì. E quindi inizia questo discorso dell'autocoscienza. Da questo poi iniziamo anche a studiamo le americane, se leggiamo soprattutto sputiamo su Hegel Dio non mi viene il nome, scusa ma io sono così... è uno dei personaggi più importanti sì. italiani, quindi il fatto che non mi ricordi il nome mi viene nervoso. Vabbè, poi te lo dico. Aspetta, forse ce l'ho qui. Questo è un piccolo libro, questo che sto guardando, che ho scritto io 2 anni fa, ed è una piccola storia del femminismo in Italia. Ah. Ecco, purtroppo io sono una senza memoria. Carla Lonzi. Ok. Grazie. Carla Lonzi, sì, insomma, certamente prendiamo coscienza anche dal punto di vista intellettuale, però è molto più forte l'aspetto orale della comunicazione, sì. Cioè nel senso anche ci raccontiamo le cose, non è necessario proprio leggerle fino in fondo, è molto più importante l'aspetto autocoscienza. Sì, no, sono d'accordo. Però è importante perché quando parliamo abbiamo resi conto che ci sono esperienze comuni. Sì. E poi oltre alle teoriche della liberazione delle donne sì. c'è anche la letteratura che incomincia ad essere fatta come scelta, per cui si legge Virginia Woolf, sì. si legge Il secondo sesso di Beauvoir, sì. di Simone de Beauvoir. sì. Si leggono i testi delle donne, sì, diventa sì, sì. proprio quindi una ricerca delle madri in qualche modo. Interessante. Questa è la mia domanda centrale. Ci sono altre donne che hanno avuto esperienze simili a tu, però loro non sono diventate attiviste. Secondo te, quali sono i fattori, personalità, esperienza, eccetera, che ti distinguono da loro? Ma io penso che nella vita, tra l'altro, io sono un economista, ma sono anche una scrittrice. Il prossimo sì. libro che uscirà parlerà proprio di questo.
e cioè sono anche molto importanti gli incontri che uno fa nella vita. Io credo di essere stata da un lato fortunata, dall'altra forse avrei fatto chissà quale altra splendida carriera, forse sarei ricca, non lo so, cioè, quindi non si può dire, però certamente gli incontri fatti nella vita, il mio carattere, che è un carattere operativo, io devo risolvere i problemi, però anche con una formazione di pensiero e quindi anche tutte queste cose messe insieme ha fatto sì che io rimanessi dentro che diventassi una militante fino in fondo. Poi ci sono state anche dei periodi più o meno intensi, nel senso che per esempio dopo gli anni 70 sono stati caratterizzati moltissimo appunto dalla nascita del movimento femminista, quindi i nostri collettivi. Il nostro collettivo, poi io ero entrata anche dentro Lotta Continua e tutto il collettivo entra dentro Lotta Continua, quindi incomincia anche una doppia militanza. Finché le due cose si scontrano e quindi io esco da Lotta Continua perché non capisco più alcuni modi di essere, di operare, che sono appunto quelli che poi io chiamo, che nel femminismo il concetto di democrazia è proprio interno, mentre non è un'adesione a qualcosa, è la necessità di andare verso la democrazia. E quindi esco da queste organizzazioni, ma continuo il mio rapporto, anche perché le mie più care amiche sono personalità molto forti, forse lo sono anche io, ma certamente loro lo sono. Inizialmente, appunto, ti dicevo Guzmana, che fa parte del mio ingresso nella politica, poi con la mia amica compagna di casa Cosetta iniziamo il femminismo. Poi quando si esce fuori il femminismo e la doppia militanza, poi quando usciamo fuori dalla doppia militanza costituiamo la prima casa delle donne e lì incontro un'altra donna formidabile che è Miki Staderini, di cui c'è la foto qui fuori, poi te la farò vedere. E Miki è una persona veramente del fare, lei continuamente fa in termini organizzativi. E comunque diventa e non è soltanto un'amicizia politica, è un'amicizia personale. Noi passiamo i weekend insieme, cioè, per questo dico sono importanti gli incontri della vita. Poi io non lo so, divento anche amica di Mario Mieli, che era questo personaggio mito del movimento omosessuale, del movimento gay, e certamente quindi mi occupo anche del legame politico tra le cose. Cioè sono gli incontri quelli che fanno molto, che ti determinano le scelte in un certo qual modo. Quando gli incontri sono anche incontri di amicizia e non soltanto incontri politici. Sì, i rapporti sono molto importanti Sì, sì, esatto. per continuare l'attivismo Sì. anche. E infatti Miki Staderini è quella che inizia con l'Università Virginia Woolf, un'università per le donne, è lei che la costituisce. Poi, quando uscirà da questa situazione, e nel frattempo la situazione politica italiana è cambiata, il Partito Comunista cambiato pelle, è diventato la democrazia, come si chiamava? Partito per la democrazia, come si chiamava? Il PDS, sì. Con Occhetto, è PDS, sì. Non mi veniva bene. E lei capisce che in questo momento in cui
si è usciti fuori da una logica di centralismo democratico dentro il partito, ma si è aperta una strada di democrazia, lei si candida e entra nel comitato centrale, cioè è fautrice di un dialogo nuovo rispetto alla politica generale. Poi costituisce un gruppo che si chiama Onda proprio per occuparsi della politica generale e facciamo delle azioni per la pace nel mondo, scriviamo un telegramma all'ONU, facciamo cose di questo genere. Allora, le avrei fatte se non incontravo queste persone? Forse sì, però non lo so, cioè non tutto viene da me. Sì. Cosa ne pensano la tua famiglia e gli amici dell'attivismo, la famiglia in particolare? Guarda, mio padre è morto giovane, è morto a 63 anni, e però prima di morire lui aveva accettato completamente la mia cosa. Con mia madre, con cui ho avuto un rapporto conflittuale da adolescente, da giovane, ero molto più legata a mio padre. Poi quando lei rimane sola inizia una nuova relazione, prima un po' di obbligo per occuparmi un po' di lei eccetera, e poi invece anche di amicizia con lei, e quindi anche con mia madre c'è un'accettazione, anche perché poi appunto anche il suo è un mondo di donne, poi sono tutte vedove che si ritrovano, e quindi io divento amica delle amiche che quando io arrivo vogliono sapere le cose, che cosa succede a Roma eccetera. Ora mia madre è morta e io ho un fratello e una sorella che sono assolutamente, anche se la pensano in maniera diversa su alcune cose, anche se politicamente votiamo in maniera diversa eccetera, però c'è un grandissimo affetto tra di noi, per cui in realtà poi invece mi seguono molto. Credo che la dimensione affettiva sia molto importante. Sì. Cioè, quando i rapporti sono di affetto si creano delle situazioni di struttura anche. Cose credono i tuoi fratelli, il tuo fratello e sorelle, che sono diverse? No, mia sorella per esempio vive in Calabria, quindi vive in una situazione molto diversa, dove c'è una fortissima povertà. Lei è una volontà, è la persona più buona che esista al mondo, fa volontariato in ospedale. C'è una persona che io stimo molto per certi versi, poi però quando deve votare fa cose, adesso non mi ricordo nemmeno chi ha votato alle ultime elezioni, però è secondario rispetto a ciò che è lei in realtà. Con mio fratello andiamo abbastanza d'accordo politicamente, la pensiamo nello stesso modo, quindi però mio fratello è un maschio e quindi però è un maschio diverso anche, cioè nel senso che è vissuto sempre in mezzo alle donne, ha due figlie femmine, è stato sempre in mezzo solo con donne, quindi. Dimmi cosa pensi del rapporto tra il movimento per i diritti delle donne e altri movimenti contemporanei? Beh, è abbastanza. Io credo che il movimento femminista fa sì che la donna prenda coscienza di se stessa come essere autonomo e indipendente, quindi che si rapporti al mondo in relazione, quindi la relazione è l'elemento fondamentale. Essendo questo un elemento fondamentale, chiaramente non può essere di destra, cioè non può essere qualcosa che è contro le relazioni o è a favore di relazioni autoritarie.
nel femminismo non si può essere, ma non perché è ideologico, perché parte proprio dal fatto che essendo, riconoscendo te stessa e l'altro, hai una relazione paritaria. Mm-hmm. Quindi ovviamente noi siamo, per esempio la Cassa Internazionale delle Donne è dentro la rete dei numeri pari, è dentro tutte le forme organizzate che sono a favore degli immigrati, che sono a favore degli omosessuali, sono fortissimi, quindi non è che hanno bisogno, però è una relazione molto stretta che c'è sempre stata. In questo momento certo la questione dell'immigrazione è la questione più importante. Siamo state contro la guerra che ha portato tutti i disastri. Quando scoppiò la guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo, noi eravamo ovviamente contro, facciamo parte del movimento pacifico, ma per forza, ecco, sì. Perché è un modo diverso. E io credo che questa cosa sia è ciò che può salvare il mondo. Succede questo o... Sì. No, sì, è vero. Però c'è sempre un andare su e giù. Ti dicevo prima che comunque la mia militanza ha avuto degli alti e bassi, non è che io sono sempre stata dentro organismi, perché però è sempre stato in relazione con donne. Ad un certo punto la mia amica Miki era più centrata verso l'aspetto politico generale, io invece facevo parte di un gruppo di scrittrici che si vedevano per rompere la solitudine della scrittura, per relazionarsi tra di loro, quindi non è che sia sempre stata dentro forme organizzate. Poi ho passato anni anche soltanto lavorando, perché dovevo lavorare moltissimo. Adesso io sono qui alla Casa Internazionale delle Donne perché sono stata chiamata per entrare nella direzione, ma perché appunto sono una figura storica, sono stata nella commissione che fece tutto ciò, però non è che ho un gruppo di militanza. Ecco. Sì, sì, sì. Adesso ecco, sono 4 anni che lavoro qui alla Casa Internazionale delle Donne, a tempo quasi pieno, perché significa portare avanti sia un aspetto organizzativo di questa struttura, che è una struttura complessa, sia un aspetto politico, appunto, di relazioni, di andare, di avere rapporti con gli altri. Sì, sì. Cosa pensi del rapporto fra la casa e il comune? Il comune di Roma sta vivendo una fase, un periodo di tragedia. Ora io credo che Roma sia certamente una città difficilissima da gestire, non penso che prima erano rose e fiori, però il disastro che vive attualmente Roma è qualcosa di drammatico, che noi chiamiamo Roma ci ferisce soltanto andare in giro per le strade. E vedere i cumuli di spazzatura, le strade rotte, cioè, dentro questo, questa giunta si preoccupa di mandare via noi perché abbiamo un debito sull'affitto, ma quando noi poi forniamo servizi gratuiti, sì. Quando noi poi abbiamo, facciamo la manutenzione di questo palazzo, è una cosa abbastanza demenziale, non saprei definirla con un termine. Che si basa su un falso concetto di legalità che hanno loro, per cui il legale è che tu paghi tutto l'affitto senza pensare che forse l'affitto va tarato sulle possibilità anche di pagare. Perché? Perché se questo è un centro così importante per le donne, fa cose che tu non sai fare, perché noi siamo... siamo la struttura che fa sì che la Convenzione di Istanbul sia garantita, perché ci siamo noi come presidio. Qui dentro ci sono tutte le associazioni che hanno i centri antiviolenza in tutta Italia. Come si può dire che questo posto deve essere chiuso perché ha pagato la metà dell'affitto? Non perché non l'ha pagato, ne ha pagato la metà, cioè quello che poteva pagare, ma contemporaneamente faceva di questo palazzo un luogo fondamentale. Sì, sì, terribile. No, poi noi abbiamo fatto una proposta
molto limpida, una proposta in cui intendiamo pagare, ma ci si deve dare anche i tempi e i modi per pagare, e loro non sono capaci di trattare, cioè c'è anche un'incapacità. Queste sono tempi duri per l'Italia come per l'America, perché quello che vediamo, come per l'Europa, sono tempi molto brutti che vengono avanti e non si capisce, cioè io personalmente non riesco a capire come questo è successo. No, è difficile per capire, negli Stati Uniti è terribile. È terribile. Che cosa significa per te la parola femminismo? Te l'ho detto poco fa, il femminismo è il riconoscimento di se stessi come non essere la rappresentazione di qualcun altro, ma è cercare da soli chi si è fino in fondo, quindi cercare la propria soggettività. Negli anni 70 si diceva la parola più messa in discussione era identità, perché la nostra identità non poteva essere quella che era lo specchio del maschile, l'altra gamba del maschile. Oggi non si dice più questo, si parla appunto di soggettività, ma insomma è essenzialmente cercare la propria essenza, la propria autonomia. Femminismo per me è questo, femminismo è grande amicizia tra le donne, è riconoscersi, ma è riconoscersi anche nella differenza, cioè quindi riconoscere tutte le differenze che ci compongono e non essere appunto un immaginario altrui o un'ipotesi o una definizione, ciascuno è diverso, contiene tante diversità, si modificano queste diversità nel tempo, quindi non siamo nemmeno entità fisse, ma in continua evoluzione. E il problema è farle uscire, e accettarle, e riconoscersi. Sì, ok, let's see. Se dovessi scegliere un punto importante della tua storia da cui le altre donne possono imparare, che cosa sarebbe? C'è un messaggio che voglia che altre donne capiscano della tua storia? Questa è una domanda molto difficile. Non lo so, io penso che la fatica con la quale io ho affrontato la vita è la fatica di chi ha pensato che doveva contare solo sulle proprie forze. E questo forse è un elemento che può essere preso d'esempio, cioè nel senso che io mi sono mantenuta agli studi praticamente da sola, prendevo un presalario. Ho lavorato anche durante il periodo della tesi per riuscire a mantenermi, mi sono sempre mantenuta da sola, ho lavorato moltissimo, non ho mai detto no a un lavoro perché penso che il lavoro comunque è sempre onorevole. Ecco, questa la capacità di costruirsi. Quello che penso non devono assolutamente imparare da me è il fatto che in tutto questo io ho un po' dimenticato i sentimenti, cioè non ho avuto il tempo per i sentimenti, quindi non mi considero un esempio complessivo, anzi penso che il fatto di rimanere, di essere poi soli, significa anche che c'è qualche carenza nella capacità di amare effettivamente, di riconoscere l'altro, cioè, quindi
diciamo che dovrei vivere un'altra vita per poter dire che si può imparare da me, perché ho ancora tanto da imparare. No, è una parte della storia di molti attivisti americani, anche, dicono la stessa cosa. Anzi. Sì, sì, molto interessante. Sì. Okay. Quindi non sono sola. No. Cioè, mi dispiace di non aver avuto un figlio, mi dispiacciono tante cose della mia vita, perché appunto impegnata sempre in altro, non avere il tempo. Non... No, è difficile, fare tutto. Sì. Sì. No, è vero. Però, cioè, questa cosa che nella difficoltà della vita, del lavoro, eccetera, sono riuscita a mantenere aperte alcune mie passioni, per cui, per esempio, sono, anche se ci ho messo 15 anni, ho scritto il romanzo e sono riuscita a pubblicarlo. Cioè, comunque c'è una testardaggine del portare avanti ciò che poi ami profondamente fare, anche se ti è difficile farlo. Sì. Hai la tua passione e anche amicizia. Sì, molto importante. Sì. E altre persone con figli non hanno queste cose. Questo è vero, però sì. Insomma, si, quando si diventa, insomma, io adesso ti ho detto la mia età, quindi quando sono nata, io quest'estate farò 69 anni, non ci posso credere perché faccio ancora la vita da ragazzina, ma insomma si sente, e la solitudine diventa più pesante, anche perché poi tantissime, perché poi una generazione sfortunata è stata una generazione che ha subito moltissime perdite, per malattie. Questa cosa del tumore è diventata dilagante, quindi io credo che nella mia vita ho avuto moltissimi lutti, molti più di quelli che aveva avuto mia madre con tutta la guerra alla sua età, sì. Alla mia età, voglio dire. Sì, è vero. C'è qualcosa altro che vuoi dire del tuo attivismo? Faccio fatica a considerarlo attivismo, sì. Nel senso che è una parola più americana che italiana. Sì. Noi Qual siamo... è la differenza? Ecco, perché essere un attivista è, mi sembra, non lo so come definire la differenza. Io faccio alcune cose, cioè sono separate. Mi occupo della Casa Internazionale delle Donne, sì. Ed è il lavoro politico, però è anche corrisponde anche alla mia professione, perché si fa anche management qui dentro. E poi vivo delle relazioni che sono soltanto di piacere, faccio viaggi o cose di questo genere. Cioè, mi sembra che attivismo dia un senso più totale. Non lo so, però. Forse, non lo so, interessante. Cioè, c'è una separatezza tra l'attivismo. Io non sono separata dal resto del mondo. Sì, mi sembra che è più. Io sono femminista. Comune. Sì, cioè, ecco. sì, no. Mi sembra che l'attivismo è più integrata nella vita per le attiviste, esatto. O le femministe qui. Sì. Sì. Ci sono anche delle attiviste in questo paese, non è che non c'è. Io non mi sento un'attivista, mi sento una femminista. Che dedica ogni tanto parte del suo tempo, anche totalmente il suo tempo, al lavoro politico. Sì. Però non è la mia integrità. Okay. Ecco. Mentre quando ero giovane facevo parte, che so, di Lotta Continua, era anche un'integrità, allora in quel caso ero una militante, che è la stessa cosa di attivista. Okay. Adesso io sono meno questo, sono più esclusivamente il fatto che nella mia formazione il femminismo è una questione fondamentale. Sì, interessante. Ho parlato con 10 femministe americane per il corso che ho insegnato online, e
è interessante perché tutto sono attiviste per tutta la vita. E non hanno un problema con la parola Sì. attivista, è una è Ma americana. sì, però in Italia non si usa questa parola Sì, attivista. ok, interessante, Si usa grazie. militante casomai, Militante. però ora si usa molto poco. Ora ci si definisce per più sul concetto. Sì. Ok, e la scrittura, romanzi, eccetera, hanno temi di femminismo? Guarda, sì e no, cioè nel senso sono ovviamente l'autore riversa se stesso nella qualsiasi cosa scrive, quindi è Sì. chiaro che sì, però sì, per esempio nel romanzo, io ho scritto un romanzo che si intitolava La donna del diavolo, c'è la scomparsa di una donna e poi c'è il mistero di questa scomparsa, la ricerca. Ma dove in realtà la ricerca è molto poco importante, non è un giallo, e invece c'è che cosa è successo ad una generazione, perché finisce per esempio, non c'è più questo concetto di intimità, quindi è più psicologico in qualche Sì, modo. oh, E allora, in interessante. quanto psicologico, poi adesso ho pubblicato un romanzo che ha come personaggio una femminista e un giovane che prende lo spunto da Mario Mieli, che era questo personaggio dalle mille identità, e quindi c'è il rapporto tra chi cerca la sua identità e chi ne ha tra tante. E quindi c'è questa. Quindi sì, però non è, capisci, non, il tema non è Sì, sì, femminismo. Sì. sì, sì. Però non posso che essere me stessa dentro queste cose. Adesso quello che uscirà a ottobre è di nuovo un discorso sulla generazione, ma sulla generazione degli anni 70, quindi c'è anche il femminismo, ma c'è anche perché della lotta armata, ci sono altre cose, perché ci fu anche questo nella nostra generazione. Ok, c'è qualcos'altro che vuoi dire? Sembra che abbiamo parlato di tante di quelle cose. No, ti posso raccontare un po' quello che succede qui dentro, quindi poi in che cosa consiste questo attivismo. Sì. Allora, io faccio parte della direzione. La direzione è formata da 6 persone più la presidente. La presidente ha un ruolo molto importante perché ha un ruolo attivo molto più grosso, però questo direttivo è un direttivo molto impegnato, si è molto impegnato perché viene rinnovato ogni 3 anni. In realtà noi siamo al quarto anno, proprio perché è scoppiata questa grana col comune e quindi dovevamo andare avanti. Il nostro compito è quello di gestire l'insieme. L'insieme è dato da circa 30 associazioni che fanno parte del consorzio Casa Internazionale delle Donne, più altre associazioni che partecipano, che hanno sede qui dentro anche senza far parte del consorzio. E dobbiamo mantenere 2 livelli. Uno che è il livello, anzi 3 livelli, il livello dei servizi offerti dalle associazioni, quindi fare in modo di controllare che questi servizi avvengano, che siano in parte gratuiti, che siano appunto verso le donne, eccetera. Dall'altra dobbiamo fare in modo di avere, in questo posto c'è anche un ostello e un ristorante. Quindi fare in modo che la gestione di questi 2 posti funzioni. E poi c'è il livello, sempre di manutenzione, di gestione dello stabile, significa quindi trovare i mezzi finanziari per pagare tutte le spese, perché questa è una struttura che costa
adesso, dopo aver fatto molti tagli, circa 550-600 mila euro l'anno. Quindi noi dobbiamo trovare ogni anno queste cifre qua. Siamo entrate che c'erano perdite molto forti, abbiamo fatto un'operazione di ristrutturazione interna, per cui adesso siamo in pareggio, però abbiamo ereditato questo grosso debito, quindi, e quindi c'è il livello finanziario, il livello della struttura nell'insieme e poi c'è il livello politico delle relazioni. Allora noi abbiamo delle sale conferenza che in parte sono affittate per avere finanziamento, in parte le utilizziamo per mantenere queste relazioni, per la politica anche delle donne, per cui grandi eventi politici delle donne si svolgono qui dentro. Quindi ci sono tutti questi tre livelli da mantenere. E questa casa è una casa molto viva attualmente. Avevamo cercato contatto con femministe americane, più che con femministe americane avremmo avuto bisogno dell'aiuto di donne americane per fare una sottoscrizione, visto che insomma, donne molto ricche, invece non siamo riuscite a farlo. Ok, vi offro un caffè? Sì, grazie.